Lo sport non è un fine né un semplice mezzo, è un valore della persona e della cultura, uno spazio di umanità e di civiltà, non un mondo a parte, ma una realtà educativa che ha enormi, enormi ricadute sociali. Allora lo sport deve contribuire con la famiglia, la scuola, le associazioni, penso ai nostri oratori. E non solo, a costruire le basi etiche e culturali della società, cioè a formare persone. Ciao ragazzi, oggi parliamo di fair play. Cos'è il fair play? Molto semplice, vuol dire giocare lealmente. Ci sono delle regole. La prima dice che bisogna rispettare le regole, perché se tutti hanno le stesse regole, tutti hanno la stessa possibilità di vincere. Bisogna rispettare gli altri, i compagni, gli avversari e anche gli altri. Bisogna avere rispetto anche per se stessi, impegnarsi sempre al massimo, ma senza esagerare. Bisogna valorizzare le diversità e le unicità. Cosa vuol dire? Perché tutti siamo diversi, ma tutti siamo unici. La quinta regola dice della fratellanza sportiva, aiutare sempre chi è in difficoltà. Praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars, yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting.
La lealtà sportiva ti renderà più forte e avrai il rispetto di compagni ed avversari. Impara dalla sconfitta, non farti abbattere, ma rialzati e riparti con entusiasmo. Gioca sempre per divertirti. L'importante è stare insieme. La nona regola è quella della non violenza. Se sei violento, sei a fuori gioco. L'ultima regola, infine, quella del buon esempio. Cerca di imparare da chi è più bravo di te e mettiti a disposizione di tutti. È dovere dei campioni a voi vicino e di rappresentare agli occhi di un giovane non solo un modello di abilità tecnica, ma soprattutto di spessore umano. Essere, se non campioni, almeno esempi di generosità, di umiltà e di responsabilità. Qualcosa che è al centro della mia vita, tutte le cose che faccio ruotano attorno ad esso. Credo fortemente che lo sport sia un veicolo straordinario per portare messaggi importanti. Non perdete mai la speranza perché il sole può tornare a splendere. L'atleta è l'atleta, noi siamo un mezzo di comunicazione. Mi aiuta ad essere vivo, a mantenermi vivo. C'è una cosa indispensabile. Senti, mi parli per esempio quando tu entri in acqua, d'accordo? Sì. Inizi a nuotare. Sì. A che cosa pensi? L'amore. Il nostro io dell'atleta diventa un pochino meno importante rispetto al fatto di condividere il gesto con gli altri. Condividendo, secondo me, vale il doppio. Condividendo tutto, che sia una vittoria di qualche campionato, coppa, quel che sia, o anche di una sconfitta, se lo condividi con qualcuno vale il doppio. Questo può essere messo in parallelo con la vita, perché ovvio ci sono periodi in cui tutto ti va male, in cui non ne va una avverso, però devi cercare veramente di andare oltre. Capire quali sono i tuoi limiti e dire io li accetto, sono consapevole di quello che sono, ma posso fare di più. Non posso vedere l'obiettivo finale dal primo momento che io appunto inizio la gara, ma devo cercare di affrontare la mia competizione a step, quindi un po' come poi vado ad affrontare la vita di tutti i giorni. Anche se un avversario non è allenato come pensi tu, salire sulla materassina e lottare provoca... Cioè, sai che lui tutte le emozioni che stai provando tu le sta provando lui nello stesso momento e quindi siete come dei fratelli nello sport. Perché di fronte a ogni ostacolo ho cercato sempre di andare avanti e di superarlo con le mie forze. È un sacrificio che porta molte soddisfazioni, porta via tantissimo del tuo tempo. Ci sono dei principi che sono quello di avanzare,
sostenere e continuare. Avanzare, quindi andare avanti, perché nella vita bisogna sempre andare avanti. E sotto delle regole, con delle regole, se vinci tu io ti avrò rispetto per te. Perché poi se credi in qualcosa lo raggiungi. I campioni dello sport hanno quindi una grande responsabilità, essere campioni anche nella vita. Delle regole e trasparenza del competere sono i cardini dell'etica sportiva. İşaret geldi. Beknaz dışarı gönderiyor sevgili seyirciler. İnanılmaz bir an. Alnından öpüyoruz Beknaz'ı sevgili seyirciler. İşte Galatasaray ruhu. Bu iyi futbolcu olmanın yanında iyi insan olmak da bunu gerektirirdi.
con tre parole. La prima è coraggio, coraggio. Per affrontare e superare i propri limiti bisogna prima riconoscerli, cioè avere il coraggio più arduo, quello della verità. La seconda parola è responsabilità. Tutti noi, nessuno escluso, siamo chiamati e dobbiamo costruire un cambiamento attraverso le nostre scelte, i nostri comportamenti, la nostra etica. La terza parola è bellezza, e c'è una stretta relazione tra bene e bello, utile e giusto, forma e sostanza, solo unendo l'etica e la poetica. Lo sport tornerà ad essere una grande avventura, capace di mostrarci senza trucchi ed effetti speciali la meraviglia di chi insegue i propri sogni.